Ambiente, energia e sostenibilità, tutto 4.0. È la Fondazione ITS a presentare i nuovi corsi per il biennio 2020-2022. Si parla di Green Deal, si parla di sostenibilità, di energia e di ambiente, sono temi molto sfruttati, molti ne parlano. Molti ci fanno dibattiti culturali, noi concretamente ci dedichiamo a quello sviluppo tecnologico, a quella implementazione industriale che è l'unica chiave per la tutela dell'ambiente, e formando questi ragazzi non solo diamo a loro un'opportunità, ma lo diamo anche alle aziende, perché avranno dei ragazzi con competenze e funzioni trasversali in grado di interpretare al meglio questo corso economico che dovrebbe in qualche modo resistere a questo momento recessivo e anche emergenziale. L'offerta formativa dunque prevede un corso ad Arezzo Energia 4.0, uno a Colle Valdelsa Ambiente 4.0 ed infine Sostenibilità 4.0 con sede a Firenze. I corsi di ITS sono corsi post diploma, sono un'opportunità di specializzazione e di sicuro opportunità lavorativa che viene data a tutti i ragazzi, in particolare ai ragazzi della nostra provincia. Ci sono dei settori riguardanti l'ambiente, la sostenibilità, l'energia, e sono i settori del nostro futuro dove c'è grande opportunità di lavoro anche all'interno delle grandi aziende della nostra provincia, e questo corso biennale appunto permette ai neodiplomati di avere quella specializzazione che le aziende del territorio che lavorano in partnership con questo progetto richiedono. I nuovi corsi rafforzano così sempre più la presenza della Fondazione in provincia di Arezzo, anche grazie alle aziende partner. C'è un corso in particolare al quale teniamo, che è quello Ambiente 4.0, dove si cerca di formare i giovani per quanto attiene alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, che ormai si sta tecnologizzando sempre di più. La tecnologia sta facendo il suo ingresso in un mondo che appariva lontano dagli sviluppi tecnologici, e quindi un'azienda come Sia Toscana ha molta necessità di giovani formati. Noi cerchiamo di cogliere tutte le opportunità di sviluppo, di cambiamento, perché nel mondo di oggi, a nostro avviso, non ci si può fermare a quello che si conosce, ma bisogna sempre inseguire le direzioni, quelle che stanno venendo fuori e che dimostrano le scelte giuste. Sicuramente l'economia circolare e l'utilizzo di biocarburanti, a nostro avviso, è un comportamento che assolutamente dobbiamo tenere per il futuro. Le multinazionali alla fine hanno bisogno, con continuo bisogno, di attingere dalle scuole persone sempre più preparate, pronte all'uso e poter essere introdotte in maniera efficace e veloce nell'organizzazione aziendale.